Gloria Abate è stata eletta Miss Estate 2023 al Lido Tam Tam di Tonnarella. La nuova Miss è di Mascalucia, molto concentrata negli studi classici, attenta alla cura del suo corpo. Allora, è stata una serata molto, molto bella, molto anche impegnativa. Non è la prima a cui partecipo, però è stata molto divertente. Devo Come dire. Mai hai scelto Miss Reggente d'Italia? Perché fin da piccola ho sempre voluto fare la modella, mi piace tantissimo sfilare e anche mettermi in mostra. Parlaci un po' di te, chi sei, quanti anni hai, quali sono i tuoi hobby, dove vai a scuola, vai. Allora, io frequento un liceo classico a Catania, ho 15 anni, tra poco 16, e mi piace tantissimo ascoltare la musica, appunto sfilare, uscire, le solite hobby di una ragazza. Questo titolo a chi lo vuoi dedicare? Lo dedico intanto ai miei genitori che sono qua accanto e anche a me stessa, ovviamente, perché è una soddisfazione personale. Una manifestazione all'insegna della bellezza e del talento, con tantissimi giovani ospiti, il fisarmonicista Vito Piola Spada, le cantanti Mari D'Amico, Giulia Mastroeni, Loretta Gerace e il duo Alessia Fiumene ed SK, che hanno presentato i loro inediti dal titolo Scintille e Rosso Spritz. Tra le ospiti anche Tania Salvatore, che rappresenterà la Sicilia nella finale nazionale Miss Reginetta Over, che si svolgerà a Riccione dal 25 al 28 agosto. La giuria, formata da Maria Grazia Francalanza, Claudio Abbucolo e Cinzia Guadagnini, ha premiato anche Ariel Morana di Barcellona Pozzo di Gotto, Chiaro Offre di Furnari, Martino Occhino di Rometta e Romina Ruocco di Messina. Sono sempre grandissime emozioni e soprattutto fortissime, perché comunque è una soddisfazione personale e allo stesso tempo ti dà tanta carica, grinta per continuare e andare avanti. Chiaramente è una soddisfazione, perché essendo la prima volta che sfilo non me l'aspettavo un risultato del genere. Tra l'altro non ho deciso neanche io di venire fin qui, è stata opera di mia nonna e di mia mamma, appunto dedicherò a loro questo traguardo. Come mai hai partecipato, ma soprattutto come mai hai scelto Miss Reginette d'Italia? Non è stata, ripeto, una scelta mia, a me piace moltissimo comunque esibirmi nonostante la mia timidezza, quindi ho detto perché no. E questo tappeto rosso ti ha dato qualche cosa in più? Tantissime emozioni e spero, magari andando avanti, di evitare comunque di essere così timida e magari appunto essere più espansiva. Tutte premiate nella categoria dedicata ai bambini, con il titolo di Miss Estate, che è andata a Christel Passari, 9 anni, di Messina. Tantissimo il pubblico che ha potuto apprezzare, oltre alla bellezza siciliana, anche il profumo del mare e l'accogliente Lido Tam Tam, protagonista ancora una volta di un altro interessante evento che ha messo in vetrina tanti giovani talenti.